Al povero diavolo si mangia. Sì. Si mangia, abbiamo carne, abbiamo pesce, abbiamo anche verdure, vegetariano, sì. E quindi diciamo il menù è diciamo, perfetto, in questo senso ben equilibrato, abbiamo dei menù. Due abbiamo delle formule, quindi c'è un prezzo e ci sono delle portate. Esatto, c'è un menù a scelta del cliente, 43 euro, dove ognuno può scegliere la carta già esistente, quello che più preferisce. O se no c'è un menù a 6 portate, 60 euro, dove, a 7 portate, scusate, dove solo io in quel momento farò piatti anche magari fuori carta, secondo di quello che ha la disponibilità del mercato del giorno, magari raccolto delle erbe di quel giorno lì, o come dicevo prima, quel giorno magari ho le lumache perché le raccolte, ci sono le lumache, o piuttosto che una frattaglia o quello che mi va in quella del giorno. Ecco, diciamo, e cosa succede? Quindi i clienti preferiscono mangiare alla carta, visto che ci sono comunque i prezzi dei singoli piatti? Sì, ecco, sì, quindi, sì, quindi, assolutamente. Ma si divide abbastanza. Quelli che vengono quotidianamente scelgono sicuramente la carta, e mentre chi magari l'avventura mensile o più sporadico gioca, si divide fra l'esperienza più lunga e quella più corta, diciamo. Sicuramente quello del menù corto è più per tutti, è quello più usato. C'è sempre chiaramente il cliente che poi, quando ormai è diventato una sorta di amico, chiaramente lascia fare lo chef. Sì. Ecco, questo sì, è sì, un po', sì, no? Questo accade ovunque, sì, poi sì, alla fine. Sì, sì. Ecco, in realtà c'è una carta, ma serve per quelli che chiaramente vanno la prima volta. Sì, per fortuna i nostri clienti li abbiamo fidelizzati molto e tornano spesso, quindi c'è anche un buon rapporto tra i clienti. Bene, risultati, quindi, visto che il povero diavolo è riaperto a metà marzo, quindi le guide prontamente, chiaramente, hanno subito, no? Sì, messo l'indirizzo, hanno dato anche dei punti, sono anche già sbilanciati, qualcuno magari il prossimo anno lo farà. Beh, si sbilancia. Il gambero rosso sarà con un voto, ci ha messo due forchette. Ecco, quindi sono già due forchette, che insomma, per avere attesa che chiaramente gli altri, come dire, tornino, come dire, a elogiare Paolo Diavolo, che è un ristorante, tra l'altro, che devo dire, insomma, in Romagna tantissimo tempo, anzi il povero diavolo è stato, io ho scritto un articolo tra l'altro dove era praticamente facendo una media dei punteggi nelle varie guide, pur non avendo la stella Michelin, perché ha faticato, devo dire, atteso moltissimo tempo prima di avere la stella. Ad esempio Agostini non è riuscito ad avere la stella, l'ha avuta subito nel suo ristorante, mentre qui Parini ha faticato appunto parecchio. È stato un periodo che era il miglior ristorante praticamente in Romagna, quindi nella classifica, che so, del Corriere Romagna o del resto del Carlino, dove risultava numero uno ma non aveva la stella. Vero. Quindi ha una lunghissima storia che è, non dico secolare, perché sarebbe esagerato, però di parecchi decenni, comunque del secolo scorso. Sì, quasi 30 anni, ne ha aperto fine o nell'89 o nel 90, quindi... Questo è il nuovo povero diavolo, tra l'altro questa è una... È una sala che prima era una veranda, se non ho capito male, e che è nata nel 2004. Esatto. Ecco, nel 2004 è nata questa, devo dire, ha un bel colpo d'occhio e quindi ospita chiaramente i clienti che prima, nel periodo del secolo scorso, ma anche i primi anni del 2000, invece chiaramente stavano nell'altra parte che ancora esiste. Tavoli sono ben distanziati, abbiamo comunque una... 35 posti massimo. Ecco, quindi un ristorante, insomma, ancora gastronomico. E buone feste! Altrettanto.